sono stati fatti da recente dei lavori alla fine dell'anno scolastico, l'anno scorso, e per quanto riguarda da quella terrazza che è stata tutta sistemata, non è entrata acqua. L'infiltrazione è derivata, che poi lo dirà anche il dirigente, per quanto riguarda, ci sono dei pluviali che passano attraverso l'interno della scuola, degli scoli, perciò togliendo tutti i pannelli si sono visti i danni, che c'erano dei tubi che perdevano ormai dopo tanti anni, erano abbastanza mal ridotti, e le infiltrazioni sono state da là. Sicuramente giovedì mattina apriremo la scuola, perché saranno messi tutti i pannelli come erano prima in sicurezza, si è controllato tutto, perciò non ci dovrebbero essere problemi. No, non ci dovrebbero essere problemi, perché la scuola aprirà giovedì mattino, per come doveva aprire giovedì scorso, se non succedeva questo alluvione. Perciò, ma scusate, ora relazionerà il tecnico. Io, per quanto riguarda le nostre dichiarazioni, sono giovedì la scuola è agibile. Parla. Con quali garanzie in termini di sicurezza? Vorrei sentire un attimo il parere tecnico. Certo, ci sarà il parere tecnico nelle relazioni che hanno fatto, ora parlerà il dirigente. Allora, in termini tecnici, sostanzialmente quello che è successo ora è successo pure 6 mesi fa, e l'anno scorso. La scuola è stata fatta negli anni 70, quindi il discorso è questo. Noi facciamo interventi, ma purtroppo se succedono queste cose, la scuola non ha disagibilità, nel senso che teoricamente a livello strutturale ha problemi, è una scuola che è prefabbricata, quindi che ormai ha quasi 50 anni e ha di conseguenza queste cose. La vostra proposta qual è? Quella di chiudere la scuola? Bene. Tecnicamente noi ripristineremo quello che è stato danneggiato. Non c'è altra situazione. Ma io oggi mi chiedo, nel momento in cui voi aprite, io spero che comunque verrà consegnata una relazione tecnica che attesti la sicurezza di queste aree dove voi state intervenendo. Numero uno. Riaprite l'accesso principale della scuola o entreranno, come abbiamo appreso dagli organi di stampa, dalla salita al branco? Accesso principale. Dall'accesso principale, perfetto. Allora, prima che verrà emessa, diciamo, l'ordinanza, presumo che l'ordinanza sia ci sia una relazione tecnica da parte di un dirigente, di un tecnico che comunque si prende la responsabilità, giusto? Certo. Possiamo comunque chiedere contestualmente a questa relazione tecnica il certificato di agibilità della scuola? Questa documentazione, se riusciamo, in parte c'è, in parte è frazionata, perché nel corso degli anni eccetera. Rispetto a un'agibilità che è stata fatta 10 anni fa, ogni intervento che viene fatto modifica la situazione, quindi andrebbe fatto un certificato di agibilità per ogni intervento che si fa. Da questo punto di vista ci sono stati dei precedenti, non sono io che vi posso rispondere su questi precedenti, perché mi trovo in questa situazione, così è oggi. Quello che verrà fatto successivamente agli ultimi 2 interventi che si stanno facendo, perché ora uno è partito col ponno scuola e l'altro intervento di manutenzione straordinaria che verrà fatto con i fondi regionali, che già è a parte. Purtroppo è ministeriale. Non ho altro da dire. Successivamente a questi interventi verrà fatto una nuova attestazione di agibilità. Sì,
quindi poi aprite la scuola. Ma mi, scusate, ma fino ad ora che cosa avete fatto? No, non avete mandato. Però, allora io me ne sto scusate, andando per però un po' di silenzio, sta parlando Luisa. No, è inutile fare. Allora il problema, mi scusi, il problema qual è? Quello dei lavori di ora o il problema dell'agibilità? Il problema dell'ufficio dell'agibilità ce lo discutiamo in ufficio. No, niente. Vabbè, mi scusi. Per carità. L'ultima richiesta è stata inoltrata, come ogni anno, a febbraio 2015, si richiede il certificato di agibilità e di abitabilità dei locali scolastici, certificato di collaudo statico, documentazione relativa alla messa a norma dell'impianto efficiente, documentazione di conformità dell'impianto efficiente, documentazione di valutazione rischio sismico. Sono tutti documenti che per obbligo di legge devono essere esibiti dalla scuola nel momento in cui hanno il controllo. Non li hanno, non ci sono. Non ci sono, bene, non ci sono. Che possiamo fare? Chiudiamo la scuola. Scusate ora. Siccome non lo so, assessore. Ragazzi, allora, io dico. Per quello che ho trovato in questo periodo che sono assessore, è successo questo danno, stiamo cercando di metterlo in sicurezza, io do tutta la mia garanzia per quanto riguarda che sarà messo in sicurezza come era prima, per quanto riguarda questo danno che si è provocato ora, poi per quanto riguarda i certificati di agibilità, cose, ora accerteremo quello che c'è. Perché io penso che se la scuola è aperta i certificati di agibilità ci devono essere, per, scusate. Scuola per quanto riguarda. Prevedete la pulizia di tutte le paralette quando la scuola è chiusa, prevedete il controllo degli ambienti scolastici, prevedete l'impianto dell'incendio se è a norma, se non è a norma, se è scaduto, se lo fate questo controllo? No, no. No. Ma scusa, se. Come attestato? Quest'anno prima di. Scusa, prima di iniziare. Allora informate. Ragazzi, prima di. Prima. Ma non c'entra perché tu non. Perché non sono. Allora non sono entrato. Allora. Ragazzi, vabbè. Io. Ma dico, soluzione oggi qual è? A pensare che se c'era qualcuno che aveva controllato tutta la parte esterna se ne accorgevano. Non se ne potevano accorgere. Allora vi sto dicendo, non se ne potevano accorgere perché nella terrazza si sono fatti i controlli, li aveva fatti, era andato il manutentore Saromonti ed ha controllato tutte prima di iniziare la scuola, prima che succedeva questo, di sopra non c'è nessuno, sono stati fatti le canalette. Io quello che vi sto dicendo, le infiltrazioni sono avvenute all'interno dei fluviali che passano all'interno della scuola, che vanno poi a finire nelle acque bianche. Questo qua, potete andare a controllare. Io l'unica cosa che posso dire è che giovedì la scuola, per me la scuola giovedì si può aprire, perché poi se ci saranno altri problemi, altre cose che nasceranno, controlleremo. Sì. Cioè, il problema è ancora forse loro state dovendo che stiamo cercando di trasmettermi e non so che pannelli oggi. La soluzione. Ma è colpa mia, scusa, è colpa mia se la scuola è fatta in cartongesso, fammi capire. Io sto irritando, sto trovando questa situazione e devo cercare di tamponare, devo cercare.